Fiorella Monni, una donna di 40 anni, residente a Oruro, in provincia di Nuoro, è rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto giovedì 5 settembre lungo la strada provinciale 389, poco prima di Oruro, nella Sardegna. La donna era al volante della sua auto quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente contro un albero. I vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente, collaborando con il personale medico per estrarre la donna dall'abitacolo gravemente danneggiato dall'impatto. Trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Nuoro, Fiorella è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Nonostante gli sforzi dei medici per salvarla, la situazione è precipitata rapidamente. In serata è stata dichiarata la morte cerebrale della donna. Con grande generosità i familiari hanno acconsentito all'espianto degli organi, trasformando così una tragedia personale in un atto di speranza per altri.